Benvenuti su Genshin, il gioco delle gnocche. Ebbene sì signori, Genshin Impact, gioco uscito da relativamente poco tempo, a tema fantasy e madò boys and girls, che figata è! Tra l'altro si possono anche cambiare i personaggi e sì, è veramente pieno di gnocche. In ogni caso signori, mi sono preparato una missioncina proprio di quelle belle belle, sì, questo è il simbolo di una missione bella, di quelle belle belle da fare con voi qua in questo video. Perciò oggi, mentre facciamo la missioncina, vi spiego anche un po' com'è il gioco. È gratis, lo potete scaricare sia da PS4 che da PC, ovviamente è gratis in ogni caso. E come vedete si deve setappare il party, e anche quella è un'altra gnocca. Ma comunque non è questo il tema del video. Io direi che mi tengo tranquillamente questa squadra e iniziamo il nostro ben amato dungeon. Allora, piccolo riassunto di com'è la storia. Ci sono 8 divinità, 7 sono buone, 1 è cattiva. Come vedete sono lì 8, 7 sono buone, 1 è cattiva. Il gioco è ovviamente JRPG, tutte le robe varie. E finalmente, ok, ci fanno usare il personaggio che non ho ancora sbloccato. Ci sono un botto di cose, tipo, faccio un piccolo riassuntino per chi volesse iniziare a giocare, così almeno ci date un'occhiata. Ci sono tutte le varie armi, gli artefatti, le costellazioni, ognuno ne ha una diversa. Vedete il gufo, lo scudo, il cigno, i talenti, bla bla bla, gli attributi, sapete meglio di me. Ma non parliamo di robe tecniche del gioco che scoprirete voi giocando, bensì parliamo di gameplay. Tra l'altro ogni personaggino c'ha un'abilità particolare. Ti prego non morire, grazie. C'è un'abilità particolare e quello che voglio usare è il tipo del fuoco, che mi sembra bello ciccione, bello potente. Ma no, molto bello potente. Allora, il nostro obiettivo in questa missione, onestamente non ne ho idea, però picchiamo i boys che mi sembrano belli agguerriti. Vai Spark, non li ho colpiti mai nella vita. E tra l'altro si basa anche molto su tipo usare gli elementi giusti contro i nemici giusti. Ora ci facciamo questa missione, vi farò i giusti tagli, poi ci facciamo un girettino nel mondo esterno e poi ci salutiamo. Il video durerà i soliti 10 minuti. Nel dubbio, nel mentre riutilizziamo sto qua che mi sembra il più figo, quello proprio bello bello figo. Oh, salve. Allora, sti qua sono di fuoco, quindi se usiamo il ghiaccio gli facciamo, indovinate cosa, una sbrega di danno. Perciò credo che questo sia l'eroe perfetto. Vai, tira le sberle. Comunque, questo gioco è molto simil Zelda, se avete giocato a Zelda, quello su Switch, e questo lo rende una figata. Però diciamo che anche le sue belle caratteristiche esplosano la mente. Potremmo usare l'attacco finale? Vai, attacco finale, che figo, che figo. Madò. Mani basse, il mio preferito. A mani bassissime, ma talmente basse che non le vedete neanche. Violentato. Questo, in teoria e anche in pratica, è uno dei boss che si possono incontrare in giro per il mondo. Però l'abbiamo trovato qui, non so perché. Però, picchiamolo. Signorina, veda di non darci fastidio, perché proprio si merita tutte le peggio sberle. Vai di attacco finale della tizia, madò. E niente, è diventato un cavaliere dello zodiaco. E anche questa, in modo molto buggato, l'abbiamo disintegrata. Devo trovare la chiave, ovviamente, dove si trova, nell'unica stanza che non ho visitato. Vabbè. Chiave presa e io direi che tranquillamente ci possiamo aprire la porta, che contiene o un boss gigante oppure la prossima zona. E niente, contiene un'altra porta. La porta nella porta. Boss fight. Is this a boss? Eh sì, è proprio una bella cicciosa boss fight. Dai, vai di attacco finale. Madò, bruciatissimo. Muori, ok, ci ha picchiatissimo. Vabbè, comunque, sostanzialmente, dopo che battiamo sto tizio, sperando di riuscire a battere sto tizio, vi volevo far vedere il mondo esterno, che è fatto benissimo. Cioè, per essere un gioco gratis, proprio, chapeau. Ora, nel dubbio, vorrevo cambiarlo con questo, che lo congeliamo, sì, ci si spera. Vai, attacco finale. Bellissimo l'attacco finale. Comunque, e anche i personaggi sono tantissimi, ma proprio non ne avete idea. Non ne avete idea e che cacchio ho appena sbloccato. Ah, il portale, ok. Vai, che gli manca poche sberle. Dai, non fare il bulletto che è, è morto. Boom. E ci riprendiamo la lira, credo. Esatto, la lira del Himmel. Che, vabbè, è per la storia principale. Madonna, quanto è carina Paimon! Allora, questa è la mappa della prima zona, ed è solo la prima zona, e c'è un botto di roba, queste puzzette volanti, cosa sono? Vabbè, non me ne voglio tornare ancora alla città, voglio farmi un girettino insieme a voi ed esplorare qualcosina del tipo ce ne andiamo...
Io però volevo far diventare giorno, perciò andiamo sulla bussolettina qua e ce ne aspettiamo fino a luna. Guardate che figata. Cioè che potete far passare il tema. Che bello. Signore, è il gioco più bello della storia. Amici, la mia vita è finita. La mia vita è finita. Signori slime, cosa state combinando? Festina privata senza di me? Date a casina per piacere, grazie. Tra l'altro, quelle stelline che vedete lì sulla sinistra sono praticamente delle cosine che potete prendere, esattamente quelle, da offrire alla divinità del luogo. Per ora la prima divinità che sbloccherete è quella del vento, perciò... E fidatevi che più ne prendete meglio è. Dove sono esattamente di qua, quindi sali, vola e grazie per andare a fare i riti che per ora non faremo. Sono venuto fin qua perché volevo sbloccare questa pietruzza, così almeno possiamo usarla come teletrasporto, ma è là sopra. È bella in alto. Facciamo il giro lungo. Lì in mezzo succede qualcosa e noi andremo a controllare. Ma prima, pietruzza. Ah, c'è anche un punto esclamativo. Che bene, che bene. Allora, cesta per noi ci dà un botto di roba. Madò, cesta. Brava cesta. Checkpoint sbloccato. Teleport più che checkpoint. E tra l'altro volevo farvi vedere che tramite le armi... Ci sono sì le armi, gli attributi, bla bla bla. Per ora sto usando quella viola che vi regalano, tra l'altro se lo scaricate su Play 4, quanto ho parlato veloce Eminem. Praticamente potete potenziare tutte le armi, quasi quasi, facendo un bel triangolino. Potete fare auto add, oppure potete selezionarvi i materiali. In ogni caso vi potete potenziare le armi. Vedete, io uso solo questa giusto per farvi vedere. Faccio un bel indietro e con X potenzia. E quindi le armi scalano di livello. Ma adesso basta parlare di cose tecniche. Andiamocene al centro del lago. Vi prego, fammi uscire un mega mostro ciccione. Che lo fightiamo, o almeno proviamo a fightarlo. Madò, la spada nella roccia è Excalibur. E qualcosa mi dice che non possiamo ancora entrarci. Ok, però, punto esclamativo. Salve... Livingstone, pietra vivente. Comunque si può andare lo stesso ad esplorare e a picchiare questi cosettini. Quanto G. Quanto G, è stata 10 minuti, mi è venuto il mal di testa a me. Lo voglio. Dai, ci picchiamo quel mini boss, ci prendiamo il mega cestone, sperando di non morire. E poi ci possiamo anche salutare. Sì, è un mega mini boss. Ok, stai calmo, non c'ho neanche il tipo del fuoco. Ok, potrebbe essere un problema. Vada signorina, picchi tutto. Allora, sto qua è di un fastidioso. Niente, ci stiamo prendendo le peggio sberle. Cioè, il nano e il gigante sono. Il nano e il gigante. Allora, il nano è andato, picchiamo sto tizio, va. Mi servirebbe... Mi servirebbe la tipa del fuoco, ma non ce l'ho, dannazione. Perciò usiamo questa qua. Oh, barriera distrutta e ora madò che sberle che ti tiro, non ne hai idea. Dada Wuliena non muore più, ai caramba. Dada, quanta vita c'hai? Basta con sto attacco dello scudo, prendilo alle spalle, madò, alle spalle che sberla. Ma mi ha lanciato una caccola in faccia. Che schifo, ma che imbarazzo. Muori! Sì! Oh! Madò, se la cesta non mi dà 2 miliardi di loot, io sto gioco lo disin... No, non è vero. Però vogliamo i 2 miliardi di loot. Ah, era uno di quei cosi della cosa precedente. A caso? Ok. Buono, che culo. Concludiamo il video con robe carine. Sì, dai. Sni. Quindi, amici, questo era Genshin Impact. Vabbè, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che il gioco soprattutto vi sia piaciuto. Lo faremo anche altre volte live su Twitch. Il link è in descrizione. Andate a cacciare il follow, signori. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, alla solita ora, ovvero 1:45, con un nuovo video. Ciao!